E capì, diciamo, mi detta a sole, mi niente la masturrafe. No, Cicci, chi lo te ne cacciavo? Chi si cacciava a me? Chi doveva dicendo così per mi fa la concorrenza sleale? No, Cicci, chi lo te ne cacciavo tutto il uovo le combinato? Cioè, io non vuoi oggi fare. A nascere, Cicci? No, a disposò. Voleva dire, io non vuoi oggi fare. Che la moto voleva di squadra, che la tavola non tornava mai qua. Quando te ne andai, tant'è, ma non è che tenevo un basso sotto. Cicci, ma chi lo tenevo un basso che è sotto? Chi lo tenevo un basso? Angelina, figlia a me, modestamente nata di umili e miserabili origini, voleva migliorare, mi voleva lavare la faccia al cospetto del mondo, voleva lavare un'ombra famiglia mia da tutte le umiliazioni subite. E la mia faccia, e la mia donna, sembrava andare soffrire. Ragazzi, Sordolina è la museo, è un'eredità, Cicci, la vanno a noi, la vanno a mamma, e la vanno a pure io. Mamma, mi avete chiamato, ti stiamo lavando due panni. Ah no, mamma, gli altri da giovane alla scuola, due panni non li ha lavati. E mi chiamano aiuto. Ma no, signore, non mi aiuto. Anzi, vieni qua, oi, faccio più squadre, due uova fresche, su quattro. Due, uia. Ma chi io? E allora chi? Ma forse due su a sala le fanno male. Ma che l'hanno fa male, su quattro, mamma? Mamma, ma io non tengo gente, non tengo. Come? Non tengo fama. Ma guardate a me, pure a me, che sto segreto. Ma che lo che dici? Tu sei pazzi, tu sei tutta così. Tu sei pazzi, dici qualcosa pure tu. E gli angeli belli, papà. Uno solo, facci con me. Chi l'ha, te lo so qui. Cioè, allora mi dava forza. E allora che te roba la fiera della barba? Ma che tengo, mamma, non tengo niente. Ma ricordo che mi aveva ricordato una cosa, mamma, non mi ricordo che mi aveva ricordato. Che carino! Oh, hai detto che sai ricordo che sei ricordato di dice una cosa, mamma, non sai ricordo la cosa che sei... Cioè, quando sono ricordo tu dici? No, Cicci, che se la io non lo sapevo. Io voglio sapere che sei che te, fai un poco caldo, voglio sapere che te. E che bene, te ne guardi a caccio, quasi. Che te? Capito? Io compagino con un brone puppa lì. Un brone puppa, mamma? Amore, con c'è? Amore, un vecchio servitore fedele. Tu sei innamorato di un vecchio servitore fedele? E un bel cuo, papà. Ah, oh, Angelina, mamma, ti faccio venire il cervello, sa? Mamma, ma non ora retto, chi lo sta parlando sul cinematografo? Un cinematografo? Ma perché si chiede un cinema? A Benedetto Cassuzzi. Ma poi quello che dici, mamma? Tu ti un attimo studente, povero. Io vedo che per mondo non è cinema, tre e ne terra camera. Ma almeno sa leggere, mamma. Tu puoi scrivere una lettera. Una lettera? Ecco come aveva ricordato. Quanti giorni fa è arrivata una lettera con voi, ma io te l'ho giurato. No, me l'ha lì. Mamma, te tenendo un segreto ai capovole, però, ma ti scordate. No, no, perché si sta domandando pericolose per sé e per gli altri? Ma come arrivi alle tre, non marò. E se è una cosa importante, sto aspettando uno strato padrone di casa, fammi la... La mamma mia, la nè, quando è il rannocco, tu ci fai passare un è passato e c'è parlato e certo che ci ha già parlato. Hai detto così ma non può trasi capire, ma fatti capire che sto padre è sentinello, però più tardi se passa per cannanza e senza guardare passando ti mandano un saluto. Allora non sei scordata, allora va bene, vai tra giuritto, aspetta. E me schianta nuova fresca molessa su qua. Ah, oi, ma ci faccio contento, mamma, ma ci pigliate l'uovo. Brava, è come se me l'avesse pigliato io, credo. L'avete fatta, l'avete trovata lei? Ah, dove, che sta scavando per vinte diretto, mamma. Ma come rindo segrete, ma vado a pure io, ma rivieno con me un attimo a parte l'India. Ma perché mi fai questo? Perché mi hai abbandonato? Dimmi, muore fammi, muore fammi! Andiamo! E ci
cioccolati e chi mi ha mannato? Grazie, padre re, grazie. Ti voglio bene. Oh. Ma chi è tuo fratello? Papà, sei croato. Fratello, mamma, perché gli spiace? Mo la galleggia. Un momento, forse non ha avuto il marcio, anzi un po' che tieni in basso. Permesso! Scusate, siete voi? No. Sapete che cos'è? Io quando faccio le satture in questo quartiere popolare mi sento sempre in pericolo che abbuccio. Sì, anche così mi ha fatto animare. Grazie tante, anzi ma sapete che faccio, ma approfitto che state voi qua, voi a così sparagni e venite. Ah, che sei venuto a fare la testa? Ma che ce l'hanno visto, ma ce l'hanno con me? Ma no, insomma a me papà, pensi che stanno un po' nervosi. Figuriamoci, ecco qua, favorite. E che ha già fatto? Mangiato bene, sono ricevuto lo padrone qua. Ma che me l'hai dato a fare? Voi mio fratello non è stato pagato ancora. Quando voi cavaliere dice alluccate, fate la voce grossa. Allora venga di mano. E che venite a fare? Sì, che manca di mano. E neanche quell'altro domani, e neanche quell'altro ancora. Oh, ma si dica non cazzo, non c'è di più. Allora uno forza a mettere la pacienza. Sapete che cos'è? Io specialmente da quando è morto la buon'anima di mia moglie ha pigliato un forte esaurimento nel cuore. Voi siete brava gente, io lo so, ma come si può fare? Settimana scorsa in Italia lasciamo combinare nel brutto. Mi si fa in cuore tutta la famiglia. In tempo in fila da parte mi scippò. E vabbè. Però alla fine del mese, chiamate a mamma e a papà. No, mamma, no, aspettate, che le stanno leggendo una legge. Ma io da che presto? Donna Concetta, Don Cicillo, evviva, evviva! Qui, mi hanno accorto bene! Ma che stanno a lei? Lo dico sempre, poveri, ma lei, sono lì, non so il problema. Ma quando è fatto quell'anima so? Anima benedetta! Che piacere, non la cominciamo a chiamare! E ma che la chiamuta ci potremmo fare? Allora che la fare? Donna Concetta! Ma chi è? Chi è? Non guarda! Chi ha che sta addirittura mi fatta? Ah, siete voi? Ah, che sta nuova passata! Ma guardate! Ah, Angelina, mamma, che ricordo! Ma non lo so se ci lo può far sapere. Ma non mi ha fatto papà, non ce l'ho cuore. Ti immagina solo sti fogli. E che so? È leggi. E se sapevi leggi, e sapevi scrivi, stai qua. Cicillo! Non sto facendo un manicomio. Un manicomio? Che il modo lo guarda il mio zucchero, perciò va a sé. Sentite, ma non c'è un guaiato in questo momento, ma perché non venire? Ma sì, cara signora, ma io non sono io sono mandato, sono mandato! Ah, eccomi qua, chi mi vuoi? Un simpatico! Ah, sono io, favorite! Sono per me, grazie! Ah, finalmente mi pagate! Bobò! Ma perché questo? Ho ricevuto lo padrone casa del cavaliere Don Nicola Saporito. No, è capito vero. Io pensavo che erano lettere di gente bisognosa che volevano essere beneficiate da me. Ah, oggi ci mi avete sentito buono. Cioè, lo sapete, mi sento buono, capito? Ma chi lo mago non sa, non è fatto nostro, Cicci. Sentite, ricevici a così a stu Nicola. Volete dire il cavaliere Don Nicola? O cavaliere Don Nicola? Ehi, manzo! Cavaliere! Ma come vi permettete?
Beh, ma poi perché è cavalino? Che te ne so? Te ne so! E allora da domani voglio essere chiamato pure io, cavaliere Don Ciccio, commendatore! Commendatore Don Ciccio! Ma... Ah, ieri è stato sabato, ma per caso avessene pigliato acqua a te? Cos'è che dici? Che ho problema dici? Come si sente? Come si sente? Ma parla, di che si tratta? Io sono segreto, mi sottedisci! Papà, va, dicello tu come mi sente, va? Si sente, niente roba di meno che roba di indagno, torno a Federica all'America Call e se me la sta finita a casa nostra, capito? Non è a mamma, questa è la notizia, questa è la lettera, vedo papà Natale a mamma. Come mai capo non va mandato mai niente? Come mai? Come mai? Che le scarpe all'America invece le carte 1000 lire là, hai tagliato addirittura le scarpe seccate 8000 e 15000. Perché là in America ci stanno soldi tutto panere. È una bella cosa per me che esca in testi peggio. Chi non mi ha mandato mai niente? Non vai mai niente che tieni i soldi, come? Ecco, ma già dice che lo può finire, che il concetto si dispiace. Perché io con frate mi stiamo un po' che in contrasto. Perché lui ci ha sempre tenuto la signorilità, la nobiltà. E non ha mai visto di buon occhio questo matrimonio. Ma Cicci, ma tu cosa dice? Ti porta in aro! E mi ricordo che all'ultimo i soldi si mettono proprio per papà viaggio a frate, che adesso sento la seta strano mazzino. Poi amore, parliamo a fare queste cose. Non parla, mia! E ha già io bacio il porto, che mi ha lasciato la pigliata. Ebba! Il porto sta lontano. Spesso la carrozzetta. E che mondo c'è a fare? Non so che ha speso tutto questo per fare spesa. Oggi ci mi che si trova? Io no, è perché allora non vuoi a me, non mi stimate tanto, cardio, un bevere, 10.000 lire papà. Ma sì, no, io non mi preoccupate. Ma figurarmici, io permette che avremmo qua la dopo con mio pugno appena finito pure. Dici, ma sai perché sta aspettando come me? Oh Cicci, ma se vi serve di più, non vado di cerimoni, tanti ho qui i soldi che ha ingassato il buco cavaliere, c'è un pezzo di rimane. Sì, ma non c'è se l'ha accettato, questi sono 2000 lì, tutte spicce. Ma quando serviva una mangia, una regalina, io non voglio dare, lì va solo questo. E chi lo può frate non fa cacci i soldi a me? Ma voi non lo conoscete, non lo sapete però! E da poi, il fa brutto! Paese. E babù, a buon rendere. Niente, poi ci sappiamo di s'obbliga, Basta che me la città con Marco quando mi sposto. Papi! Oggi ci, se permettete, vi accompagni alla carrozza. C'è permesso o non c'è permesso? Chi tra i sessi? Tanti saluti a papà! Vittorio! Sconfitto mi aveva chiamato! Sconfitto! Sempre papà! È duro come una roccia! Per forza, lì si mangia tutto il giorno! Che cosa? No, niente! Dicevo, ma tu ci hai parlato buono con tuo padre! Angeli, è sordo! Cioè, se mi sa così io mi fai sordo! E io faccio un... Questa voce qua e io faccio l'invisibile! L'invisibile? Sì, Angeli.